quasi tutte le sere passo col cane e vedo spesso persone che scavalcano, entrano ed escono. So che molte persone sono state anche molestate, infastidite da questi soggetti. Aggressioni, furti, gente che scavalca e ti viene a guardare in casa. Sostanzialmente tu vivi barricato, non puoi uscire da una certa ora in avanti in strada perché non sai mai quello che ti può succedere. I vigili sono entrati di là, no? Io ero da questa parte con i bambini. Quando i vigili sono arrivati di qua, di sopra non c'era già più nessuno. Manca la sensazione di sicurezza. Milano, quartiere Greco. Questa palazzina in stato di abbandono tra via Fave e via Tarvisio da tempo è diventato un punto di ritrovo per la criminalità della zona. All'interno dormono nordafricani e romeni. Nelle stanze si può trovare di tutto: borse, valigie, portafogli, tutti oggetti rubati, frutto di aggressioni nel quartiere. E non solo. Guarda, vede? Totalmente divelta. La divelta l'hanno tirata fuori così. Io vedo scavalcare tutti i giorni, perciò. Io ho la cucina lì e scavalcano di là. Lei mi diceva li ha trovati dentro. C'era dentro una persona quando siamo arrivati a casa. Sono venuti su questa terrazza bassa e poi sono scesi nell'orto e hanno scavalcato di là, sono usciti dall'altra parte alle 9 di sera. Come ci si sente quando si torna a casa e si trova questa situazione? Io comincio adesso a stare meglio, perché è stato veramente un disastro. In questo palazzo ci vivono? Ci vivono sostanzialmente immigrati, gente senza fissa dimora, che tra l'altro fa anche dei piccoli furti qui intorno, all'interno delle case, per la strada. L'aria furtiva è facilissimo vedere dentro, ma qualcuno li entra in casa, l'aria furtiva è facile che si trovi in un primo facile momento qui. È molto facile che si ritrovi qui. E proprio mentre stavamo facendo le interviste ai residenti qui nel quartiere, è stato segnalato anche alle forze dell'ordine, come vedete, che alcune persone hanno scavalcato all'interno e sono entrate. È arrivata anche la polizia, che ha chiesto a Livri, il servizio di sicurezza interno, di aprire la cancellata dell'edificio per entrare all'interno. Ecco, un'altra pattuglia sta arrivando proprio in questo momento. Vedete, all'interno adesso della palazzina sono entrate le forze dell'ordine e stanno portando via anche qualcuno. Sappiamo che sono state fermate due persone all'interno, è arrivata anche un'ambulanza di rinforzo perché una delle due persone sembra che abbia la tubercolosi. Vedete, viene caricata la persona sulla macchina della polizia.